In questo video siamo pronti a caricarci, veramente guardatelo tutto fino in fondo perché io sono convinto che questo discorso vi farà probabilmente cambiare il modo di vedere le cose a tanti, perché vi sto parlando da vecchio tifoso, da vecchio ultras, da persona che oggi ha scoperto di non poter andare allo stadio per un anno ed è ferito nel cuore, ragazzi, oggi sono ferito nel cuore, sono un leone ferito oggi. Quindi ascoltate bene questo discorso perché probabilmente ve l'ho detto l'altro giorno, ne ho combinate tante nella mia vita e le sto ancora pagando tutte, ma il Milan rimane una cosa fondamentale e importantissima nella mia vita e lo rimarrà sempre. Quindi guardate il video fino alla fine perché io sono convinto che questo discorso cambierà il modo di vedere le cose di tanti di voi. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonera e stasera rompiamo il culo. Ciao. Dai ragazzi, sulle mani, dai ragazzi, ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore, forza vecchio, cuore rossonero, forza vecchio, cuore rossonero. Eccoci qua ragazzi e bentornati a Spasso col Tringa, come vedete ho messo a posto la bicicletta, quindi non cigola più. Ho demolito un alveare di api, quindi ero in missione segreta, sembravo Hop Hop Gadget elicottero. Ragazzi, allora sto vedendo tanta tanta agitazione, ma io vi chiedo un'altra cosa invece, vi chiedo tutta questa agitazione, tutto quello che avete in corpo stasera fatelo arrivare ai ragazzi in campo, chi c'è allo stadio, chi non sarà allo stadio, diamo tutta la nostra energia positiva ai ragazzi in campo. Poi io capisco tutti quanti, vi capisco veramente tutti, è la prima di campionato, tanta agitazione da parte di tutti e ognuno la sfoga come meglio crede. Ognuno la sfoga lamentando, uno la può sfogare lamentandosi per il mercato, qualcuno la può sfogare in qualsiasi altra maniera, però ragazzi io vi chiedo veramente la buchina di Sciorreta! Però ragazzi vi chiedo, scusate l'intramezzo, l'intermezzo. Io vi chiedo veramente, da stasera alle 20:45, tutti sotto con la nostra energia deve essere incuneata in una sola direzione, Marassi, Genova, per la partita contro la Sampdoria. I ragazzi ne hanno bisogno. Allo stadio, ragazzi, ci sarà un'atmosfera particolare, perché la curva della Samp non ci sarà, ci saranno i tifosi, ma non è la stessa cosa. Quindi i ragazzi hanno bisogno della carica che li mandano i tifosi. Non continuiamo a riempire i social di lamentele, perché queste lamentele, ragazzi, i giocatori arrivano, ve lo posso garantire. Tutto quello che è oggi l'ambiente Milan arriva ai ragazzi. Non ne risentiranno? Non lo so. Ragazzi, cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione. Siamo tifosi del Milan, non siamo tifosi delle squadre dove giocano i giocatori che vorremmo al Milan. Come vi dico sempre, se volete tifare per i giocatori che vi piacciono, tifate per le altre squadre. Ragazzi, tornate coi piedi per terra. Allora, qualcuno mi scrive: ah, ma la Roma con tutti i debiti prende questo, prende quello come quell'altro. Ragazzi, la Roma sta facendo all-in perché ha già capito che avrà il mercato bloccato per molto tempo, proprio per i debiti che hanno. Quindi sta cercando di fare un grande campionato, sta provando a vincerlo per recuperare quattro soldi. La Roma è una squadra che se in questa stagione non arriva nei primi quattro posti è un fallimento, diventerà un fallimento. Il Milan invece sta facendo un'altra cosa, il Milan non sta facendo all-in in questa stagione, il Milan per una questione di bilancio non ha bisogno. Ragazzi, le squadre che fanno all-in è perché sono tutte squadre inguaiate a livello di bilancio. Il Milan non lo è, quindi può progettare una ricostruzione e può dare adito a un progetto importante, ragazzi. Non sbagliate, non trovate giustificazioni al vostro nervosismo sui giocatori. Ragazzi, io sono di un'idea. Allora, voi volete campioni che il Milan vada in giro a comprare campioni. Io invece vi do un'alternativa, ragazzi.
I campioni il Milan se li deve costruire in casa e noi abbiamo tanti ragazzi che sono dei potenziali campioni, Theo Hernandez, Frank Essie, Tomori, Bennacer, Sele Makers, Brahim Diaz, Rafa Leao e poi abbiamo dei giocatori che sono dei campioni affermati, vedi Ibra, vedi Giroud, vedi Simon Kier, vedi tanti giocatori. Questa è una squadra che ha alzato di tanto il livello, ragazzi. È una squadra che ha alzato il livello di tanto. Quindi carichi, ragazzi, carichi, non abbiate pessimismo addosso, abbiate soltanto tanto ottimismo perché, ragazzi, sarà una stagione eccezionale. Io me lo sento, ce l'ho, questa è una sensazione che ho dentro. E ragazzi, lo sapete che nella scorsa stagione parecchie volte quando vi dicevo state tranquilli, contro dopo il Cagliari, che eravate tutti perché il pessimismo aveva riempito i cuori di tutti, che eravate tutti spaventati, ah, salta la Champions, io e lo zio Peter cosa vi dicevamo? Ragazzi, state tranquilli, che il karma gira sempre dalla parte di quelli più forti, da quelli che ci provano, da quelli che hanno ragione. Contro l'Atalanta ci riprenderemo l'onore e ritorneremo in Champions League. E alla fine, ragazzi, cosa è successo? Io e lo zio Peter siamo due persone che vivono il Milan da tanti anni e viviamo di sensazioni. Ragazzi, la sensazione è quella che il Milan sta tornando grande. Ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole tempo. Voi volete vincere subito? Io lo capisco che quando riparte la stagione tutti vorrebbero, ah, quest'anno vogliamo vincere il campionato. Ragazzi, quest'anno vincere il campionato prima di tutto è possibile. Però dobbiamo farlo. Il cammino per vincere il campionato sarà quello che ci renderà ancora più forti. Se poi non lo vinceremo, va bene lo stesso, ragazzi. Il Milan è una squadra che a livello di acquisti, a livello di mercato, a livello di tante cose sta aprendo la strada a quello che sarà il futuro del calcio. La Roma, l'Inter nella scorsa stagione, ragazzi, probabilmente vinceranno, probabilmente anche la Roma è fortissima, probabilmente è la candidata numero uno per dare battaglia all'Inter per vincere il campionato, secondo me. Addirittura Inter e Roma, secondo me, sono le più forti, ancora più della Juve. Però, ragazzi, magari vinceranno quest'anno, ma quello dopo ancora? Non... Voi pensate che gli acquisti che sta facendo la Roma verranno riscattati? Io la vedo difficile, la vedo molto difficile. Ragazzi, quando mi parlate di grandi acquisti, non è comprare un giocatore a 40 milioni e fare un grande colpo di mercato. Il grande colpo di mercato è prendere un giocatore a 28 e il giorno dopo che ne vale 40. Prendere un giocatore campione d'Europa e campione del mondo a 1 milione. Prendere Florenzi che ha tanta voglia di rivalsa a 1 milione. Prendere magari Adli a 7-8 milioni. Questi sono i colpi di mercato. Questo vuol dire essere virtuosi sul mercato. Ragazzi, impariamo. Se volete tifare i grandi campioni già affermati, andate nelle altre squadre, cambiate squadra, tifate per gli altri. Potete tifare il Paris Saint-Germain, il Manchester City, tutto quello che volete. Nessuno vi lega al Milan. Lo sappiamo tutti che il percorso del Milan è tortuoso, ma se noi tifosi non appoggiamo la squadra in questo percorso, chi lo deve fare? Chi lo deve fare? Ci aspettiamo che lo facciano i giornalisti? Quelli che creano sempre notizie fake? Siamo noi tifosi che dobbiamo stare vicino alla squadra e voi state facendo tutto il contrario, vi state facendo montare la testa da questi pseudo giornalisti e pseudo tifosi. Ragazzi, svegliatevi un po' perché essere tifoso non è facile. Non è facile, l'essere tifoso non è assolutamente facile, però vi garantisco, soprattutto per i più giovani che probabilmente non hanno visto le grandi vittorie. Ragazzi, prima delle grandi vittorie c'è sempre un percorso tortuoso. Il Milan, prima delle grandi stagioni in cui vinceva tutto, ha sempre dovuto affrontare dei periodi bui. E vi dico, ragazzi, il periodo buio del Milan è finito. Il periodo buio del Milan è finito. Io sono convinto che anche in questa stagione centreremo, la Champions, la centreremo, faremo un grandissimo cammino in Europa. E ragazzi, allora io ve l'ho già detto, il Milan per migliorarsi deve fare più punti della scorsa stagione. E se fare più punti della stagione, io sono convinto che il Milan potrà fare più punti della scorsa stagione, vorrà dire anche vincere il campionato, allora saremo tutti contenti. Però ragazzi, quello che deve interessare un tifoso, sapete che cos'è? A parte vincere, che è certo che è importante vincere, però dobbiamo anche capire la situazione, dobbiamo...
Ragazzi, ve l'ho già detto, se non la capiamo noi che siamo tifosi e non avete capito che i giornalisti stanno marciando su questa cosa, sul fatto che invece che fare i tifosi state facendo tutti i grandi esperti di mercato, i grandi esperti di... siete tutti diventati ragionieri. No, ragazzi, noi siamo tifosi, non siamo ragionieri, non siamo esperti di mercato. Io su YouTube non mi sento nessuno, io faccio il tifoso e lo voglio fare insieme a voi. Ragazzi, soprattutto lo voglio fare, voglio condividere quello che è stata tutta la mia vita, 30 anni di curva, 30 anni di tifo, con ragazzi più giovani. Però io vedo che proprio i più giovani non vogliono prendere questa cosa. Non voglio prendere questa cosa. Voi giovani siete abituati al tutto e subito. Il tutto e subito nella vita reale non esiste. E ve ne accorgerete quando diventerete più grandi, andrete via dalla casa dei vostri genitori. Quando per avere qualcosa dovrete sudarvela. Oggi io vedo tanti giovani che scrivono barzellette, perché sono favole e barzellette quelle che scrivete, ma fa parte dell'età, ragazzi, io non sto criticando nessuno. Vi chiedo soltanto, volete sfogarvi? Va bene, ragazzi, fino alle 20:40 fate quello che volete, ma alle 20:45 tutti sotto a tifare Milan. Poi del resto non ce ne frega un cazzo. Che si vinca o che si perda, sempre forza Milan, ragazzi. Mi raccomando, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao. Oh,